Iniziamo con la prima. Allora, Farisei Cristian? Presente. Giuseppe Valerio? Presente. Franzoni Francesca? Grassi Roberto? Gisoni Roberto? Botticchio Marco? Presente. Sonia Gabriella? Filippo Adela? Gisoni Daniele Cristino? Assente. Giuseppe Girolamo? Presente. Maggio di Simo? Buongiorno a tutti, scusateci la debolezza, ma siccome volevamo finire in tempo per festeggiare l'ultimo dell'anno, abbiamo pensato di convocarlo presto per poter avere il tempo anche per discutere. Allora, punto numero uno, approvazione verbale della seduta precedente. Do lettura dell'oggetto delle deliberazioni. Approvazione verbale della seduta precedente. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 50 del 10/10/2012, avente oggetto variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, approvazione e variazione di assestamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2012, esame ed approvazione della convenzione quadro tra l'Unione degli antichi borghi di Valle Camonica e il Comune di Vienna, Borno, Breno, Marino e Miardo, Ossimo e Prestine per la gestione associata di quattro funzioni fondamentali. Revoca deliberazione di consiglio numero 17 del 16 giugno 2012, progetto esternalizzazione servizi di accertamento e riscossione coattiva 10 anni pregressi, esame e approvazione di schema di convenzione con la ditta Neurovisato nel figlio per la definizione dei reciproci obblighi relativi ai mappali facenti parte della notizzazione di ufficio di Leo Marconi. Erano agli atti le deliberazioni. Vi sono chiarimenti, altrimenti pongo in votazione. Un chiarimento, se posso. Prego. Questo non mi sembra la delibera 26 per consigliere comunale. 26. Perché riguarda il portamento del semaforo. Del Consiglio Comunale? Sì. Beh, bene. Ah, c'è dentro il Consiglio. Spostamento al Senato. Sì. Spostamento di 1000 euro per portare il Senato vicino a Marocco. Sì. Con un costo di 20.000 euro. Sì. E mi sembra un po' strano. Secondo me sarebbe forse opportuno metterne un altro a lasciare, cioè quant'è che può funzionare un nuovo scopo? Ah, bene. Costa più di 20.000 euro. Quanto costa? Mettere un semaforo, più è lasciare sono lì. Cioè mi sembra una spesa eccessiva spostare un semaforo che già ha fatto un servizio, anche se fosse per soltanto una persona, però mi sembra che anche quel posto lì sia un posto di attraversamento. Che non è proprio tanto sicuro. E per fare 220 spendere 220.000 euro, forse è meglio spendere 25.000 euro e avere un altro semaforo nuovo. Che magari collegato all'altro, quando si piace quello di via San Rocco, magari si vedono anche le macchine che vengono da loro, da sopra. Non so, nel momento che dico che è tempo di crisi, non avete soldi, cioè, mi sembra un'operazione, non lo so. Quanto costa un semaforo, avete tirato, avete valutato il costo, no, di questo nuovo, diciamo, sportello, cioè, appunto, posso rispondere? Sì. È appunto per questo. Allora, sicuramente le scelte si può sempre fare bene o far male. Abbiamo visto che questo semaforo non viene mai utilizzato, perché poi la gente, addirittura essendo una zona rettilinea, non schiaccia mai il semaforo. E comunque, prevedendone un altro, sarebbe un costo aggiuntivo di una spesa fissa anche solo per il contatore, e sono circa 600-700 euro all'anno di contatore, solo per la spesa fissa. In più ci sono pali nuovi, semaforo comunque, che bisogna mettere la norma. Ma per...
manutenzioni varie, e quindi la scelta è stata quella di spostare, ma non perché si voglia fare il contrario dell'istituzione, ma è solo per un contenimento di una spesa laddove vediamo che il semaforo non viene utilizzato. Poi, per l'amor di Dio, è vero che quando c'è una cosa la si va a toccare, si potrebbe lasciare. L'abbiamo fatto solo in un'ottica per non avere su 100 metri due semafori. Intanto è vero che la provincia ci aveva suggerito di toglierlo, lasciare ben evidenziate, magari rimarcando tutti gli anni le strisce pedonali, però lasciare un solo semaforo. Anche perché questo semaforo cos'è che farà? Garantirà la fermata del pullman, perché verrà azionato con il telecomando, l'ibernazione dell'incrocio, come la chiamano loro. E inoltre il pedone, quando lo attraverserà, fermerà le macchine prima, tanto per intenderci, dalla rampa di Zani e prima dell'incrocio di Sciarocco scendendo da bordo. Ovviamente tu dici con 25.000 euro, purtroppo 5.000 euro in più non ci sono. Quanto costa tutto? Sì, ci vogliono circa 5.000 euro per comprare tra pali e semafori e cose del genere. Non ci sono. E dunque è un'ottimizzazione di quello che si ha. Anche perché dovremmo prendere un altro contatore, spostiamo e cerchiamo di ottimizzare. Poi ce lo siamo chiesti anche noi nel momento in cui abbiamo preso la decisione. In tempi di vacche magre si fanno queste scelte. Anche perché andiamo a creare i presupposti per la messa in sicurezza di un incrocio che ovviamente dà dei seri problemi. E anche purtroppo qualche incidente, e addirittura sono stati investiti anche dei pedoni. La logica è quella della messa in sicurezza con il contenimento delle spese. Sono diverso a riavuto. Grazie, comunque in votazione. Favorevoli? Allora, 7. Astenuti? 2.